ormai ogni gol, ogni partita segni, insomma, a quanto vuoi arrivare quest'anno? Sei partito meglio rispetto all'anno scorso, dico a livello di marcature. Ma posso toccarmi o mi fermo qualcosa per non essere volgare? No, scherzo. L'anno scorso ce l'hai dato un numero, avevi detto che arrivavi a doppia cifra. Impossibile, impossibile, non sarà mai uscita dalla mia bocca una frase così. Vabbè, ci ho provato. Sì, no, non si può dire, anche perché insomma, vabbè, adesso queste due partite sono andate bene, poi chissà, insomma, bisogna sempre dimostrare domenica dopo domenica, non c'è mai nulla di scontato in questo sport. Come stai? Beh, sto meglio, dai, insomma, ho fatto 70 minuti, il piede non mi fa quasi più male, la condizione non è ancora, diciamo, al massimo, ovviamente, però insomma, giocando penso che arriverà presto. Ci descrivi il tuo gol per i nostri telespettatori che seguivano solo la telecronaca? Ma io l'ho battezzata sul primo palo, ci sono andato deciso, fortunatamente è arrivata lì, l'ho spizzata bene, insomma, fortunatamente è entrata stavolta. A chi lo dedichi? Ma lo dedico ai miei compagni perché comunque c'era molto rammarico dopo l'ultima partita e insomma sbloccarla subito secondo me è stata una gran cosa oggi e comunque io concludo sempre il lavoro di una squadra e quindi lo dedico a loro. Ecco, infatti è una vittoria che vi dà anche più sicurezza forse nei vostri mezzi. Ma sì, sai, i risultati aiutano, eravamo consapevoli di star lavorando bene perché comunque al di là dei risultati la squadra giocava e quindi sai, però ovviamente come dici te i risultati poi ti aiutano ancora di più a lavorare con entusiasmo e a guardare avanti. Adesso ci sono tante partite ancora, però insomma continuiamo così. Una partita decisamente migliore per te rispetto alla prima, anche la vicinanza di Dirisio, ti trovi meglio? Penso che abbiamo fatto una buona partita anche sabato scorso, poi non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni che abbiamo avuto, quindi dopo si è un po' complicata, se avessimo come in questa magari riuscito a sbloccarla subito sarebbe stata un'altra partita, credo che abbiamo fatto ancora un passo in avanti rispetto a sabato, anche se sabato abbiamo fatto una buona partita. A livello personale, però, comunque hai giocato meglio, insomma. Sì, beh, io non è che mi giudichi molto sotto quella squadra, perché oggi fai gol e ti dicono tutti che sei bravo, ma una volta non lo fai o fai qualcosa ti dicono tutti che sei scarso. Io sono abbastanza un ragazzo equilibrato, quindi so che devo migliorare, so che sto migliorando sul piano fisico, lavoro, sono tranquillo e l'importante è che la squadra faccia bene. Ci descrivi il tuo gol? Ma Neto ha fatto una grande azione, so che quando palla lui in qualche modo ti può sempre arrivare, quindi è stato bravissimo a darmela, poi io dentro l'area ho colpito, è andata bene. Ecco, da adesso, insomma, martedì si gioca di nuovo, sono tre partite alla fine in una settimana. Sì, non c'è molto per recuperare dal punto di vista fisico, però abbiamo una rosa abbastanza ampia, quindi sotto quell'aspetto siamo tranquilli, poi insomma siamo all'inizio andremo a Fano per cercare di imporci ancora e cercare di portare a casa i 3 punti.